Vuoi farla a qua, Matteo? Va, ma no, no, ma non posso andare d'inverno, ma così. Ah. Faccio una foto al flotto, così che sicuramente sono il mio tutore. Ma guarda qui che roba, oh. Ma questa che è la camicia, Salve, mi trovo nel comune di Roma, nei pressi del castello di Corcolle, vicino alla borgata di Corcolle. Mi trovo esattamente al civico 21 di via Zagarolese, nella zona chiamata Lago dei Cigni. Laggiù è il lago di pesca sportiva del Lago dei Cigni, questa è la strada che viene dalla via Zagarolese che supera il fosso dell'Acqua Rossa. Superato il Lago dei Cigni si gira di qua e si va da quella parte in direzione del castello di Corcolle per arrivare a quello che Luigi Ploss ha definito come il sito segreto, il luogo segreto più straordinario, più straniante che si trova all'interno del comune di Roma. Stiamo parlando di un posto che noi sul canale siamo stati i primi a far vedere su YouTube, un posto estremamente difficile da trovare perché si trova in un tratto molto inforrato del Fosso di Pance, che è una delle tante forre che si trovano qui a est di Roma. Vedete, oltre quella collina ci sono i palazzi della borgata romana di Corcolle e qui siamo nella zona delle forre, si passa repentinamente dalla città alla zona delle forre. Ecco, quel posto l'abbiamo individuato qualche mese fa, abbiamo pubblicato diversi video chiamandolo genericamente Ninfeo perché lungo questo stesso fosso si trova il cosiddetto Ninfeo della Villa Imperiale, che ha delle incredibili somiglianze con questa struttura che andremo a vedere. Solo che a quanto pare, dato che è venuto con noi Marco Placidi, che è presidente di Sotterranei di Roma, è l'esperto che era in grado di dirci qualcosa in più riguardo alla natura di questo luogo, insomma, Marco Placidi ipotizza che si tratti di una diga di epoca romana, una diga che serviva ad innalzare il livello del fosso di Pance, incanalare l'acqua tramite un cunicolo ed alimentare una villa romana, presumibilmente di epoca imperiale, e poi di questa diga fu fatto un utilizzo successivo, a quanto pare in epoca medievale, per alimentare un antico mulino. Ora, è bello tornare in questo posto dopo che ci sono venuti insieme a Luigi Ploss e Marco Placidi, e quindi tramite la pagina Avventure nei luoghi segreti a due passi da Roma questo luogo ha avuto un'enorme cassa di risonanza, è stato ufficialmente definito dalla massima autorità in fatto di luoghi segreti a due passi da Roma come il più straordinario tra i luoghi segreti a due passi da Roma. È bello quindi tornarci avendo avuto il privilegio di recensirlo per primo. Non ho la pretesa di dire che sia stato il primo a vederlo, anche perché, come potete vedere, questa è una zona agricola, per cui credo sia impossibile che nessun agricoltore, nessun allevatore abbia mai notato una doppia cascata così fragorosa e così evidente, solo che evidentemente la gente del posto non è interessata a recensire un posto del genere né a pubblicarlo su qualche blog o su un canale YouTube. Quindi diciamo che io sappia, ho avuto il privilegio di essere stato il primo a pubblicizzare questo posto. Poi chiaramente un'autorità come Luigi Ploss, che ha un following molto più grande del mio, essendo rimasto impressionato notevolmente da questo luogo, gli ha fatto un'enorme pubblicità, di conseguenza si spera che questo diventi un posto tutelato, che tutta questa mobilitazione di escursionisti, che sicuramente ci sarà grazie alle visite che Luigi Ploss ha organizzato, la visita che ha organizzato, alla quale ho partecipato anch'io, e quelle che sta organizzando per fine agosto, si spera che tutta questa mobilitazione
contribuisca a salvaguardare questo luogo incredibile, ma vi lascio le immagini dell'escursione. Ora mi avvio. Quella strada che vedete laggiù è la via Zagarolese e qui siamo nella zona del Lago dei Cigni. Il Lago dei Cigni è un lago di pesca sportiva che si trova qui dietro. C'è sia questa strada che viene dalla Zagarolese, sia una parallela. E praticamente costeggiato il Lago dei Cigni per questo sterrato si arriva a quest'altro sterrato con la vista qui dalla via Zagarolese, si supera quest'ulteriore sbarra e lo sterrato comincia a salire, si passa davanti a un'abitazione dove c'è tutta una serie di elettrodomestici accatastati. Passa davanti a questa abitazione con questi elettrodomestici, credo che l'importante sia far percepire ai proprietari che si sta facendo un'innocente escursione. D'altro canto qui non ci sono segnali di divieto d'accesso, è probabile che questo sterrato sia pubblico, non privato. Qui si continua a salire e alla fine c'è un recinto oltre il quale c'è il prato che costeggia appunto la forra, e dopo poche centinaia di metri si scende direttamente a questa struttura idraulica romana. Qui si vede il castello di Corcolle e qui siamo nel punto dove ci si infila nel fosso poco prima che la salita si faccia ripida, perché dietro quella curva poi si arriva direttamente al prato e conviene entrare da qui nel fosso, perché da sopra, una volta arrivati al prato, non ci si scende più perché il pendio è ripidissimo, scoscesissimo. Quindi questa è l'ultima chance per potersi addentrare nel fosso. Credo più o meno siamo entrati da qua. Se non da qua, insomma, un passaggio si trova, ma sì, credo proprio che fosse di qua. Ecco, qui si vede il castello di Corcolle, questa è la location. Poi faccio pure una foto per Facebook sul punto esatto. C'è comunque una traccia Wikiloc di Marco Crisafulli. Supera quella recinzione, i cani di solito scendono da là sopra, vedete qua il pendio è troppo scosceso per andarci, bisogna per forza costeggiare la forra e scendere dove c'è un sentiero più morbido. Quindi sono venuto da lì, dal Lago dei Cigni, l'altra volta con Plos e Marco Placidi siamo venuti dall'altra parte e si scende di qua. Qui c'è un pendio abbastanza evidente, un po' nascosto dalla vegetazione, ma è abbastanza chiaro che qui si tratta di un pendio morbido, contrariamente agli altri pendii che non permettono proprio di scendere nel fosso da qui. Ok, qui ovviamente
C'è da fare attenzione ai cinghiali, ma mi preoccupano molto di più i cani, sinceramente. I cani sono meno gestibili dei cinghiali e soprattutto più aggressivi. Ci siamo arrivati alla diga romana. Lì vedete il cunicolo idraulico sospeso che somiglia molto a quello del ninfeo della Villa Imperiale. Ecco perché io a questo posto avevo genericamente attribuito il nome di ninfeo, non avendo le informazioni sufficienti per potergli attribuire un nome ben preciso. L'ho chiamato su Google Maps genericamente ninfeo, in attesa che Luigi Plos ci portasse Marco Placidi, che poi è venuto come auspicavo, e insomma, in base alle sue considerazioni, questa doveva essere una diga romana in cui il livello di questo fosso, che si chiama Fosso di Pance, qui siamo nel punto dove il fosso dal comune di Gallicano entra nel comune di Roma, quel livello veniva innalzato tramite una diga e veniva fatto confluire a quanto pare in quel cunicolo, che poi andava ad alimentare una villa di epoca imperiale, e poi in epoche successive a quanto pare andava ad alimentare una mola che si trova più su, un mulino che si trova sulla parte alta del pendio. Ma entriamoci, visto che ormai questo posto, grazie alla pubblicità che gli sta facendo Luigi Plos, sta diventando virale, anche se ovviamente si spera che sia virale solo tra gli appassionati di archeologia e di natura, che vengano qui al semplice scopo di fare delle escursioni e di studiare il luogo e non allo scopo di fare dei bagni di massa, perché insomma non è decisamente il posto adatto. Guardate quanto si fa inforrato qui il fosso. Luigi Plos, quando fece il post su questa forra, non aveva idea del fatto che questo fosso si inforrasse così. Guardate quanto è inforrato, un vero e proprio canyon. Lui aveva omesso di esplorarlo oltre, perché molto più a monte ci sono cose estremamente interessanti. C'è un ninfeo di epoca romana, c'è un'antica via cava, ci sono delle antiche mole e delle cascatelle, e praticamente lui pensava di averlo esplorato tutto e che a valle non ci fosse nulla di rilevante. Invece a valle il fosso si inforra parecchio e si viene a creare questa situazione incredibile in cui c'è questa doppia cascata che si getta all'interno di una grotta. Ricordiamo che siamo all'interno del comune di Roma. Posti del genere non si trovano nemmeno sulle Dolomiti. Sulle Dolomiti, come diceva Luigi Plos nel suo ultimo post su questo luogo straordinario, sulle Dolomiti ci sono al massimo delle doppie cascate che si gettano all'interno di uno stretto canyon, ma nulla di simile che si vada a gettare, come vedete, all'interno di una grotta. Una doppia cascata che si getta all'interno di una grotta, incredibile. Ecco, ripeto, questo è un video che abbiamo già fatto più volte su questo luogo, ma l'ho voluto rifare data la risonanza enorme che Luigi Plos gli sta dando. L'ha definito come il luogo in assoluto più straordinario tra i luoghi segreti all'interno del comune di Roma, e da queste immagini si capisce chiaramente perché. Vedete questa doppia cascata che si getta all'interno di questa grotta, qui ci sono dei rami concrezionati. Qui c'è la possibilità di infilarsi qua dentro e farsi diciamo una doccia sotto la cascata, ed eventualmente anche di risalire, solo che dubito che col telefono potrò farlo.
teoria sarebbe possibile salire sopra alla cascata, abbastanza semplice, ma non con una macchina fotografica, con una telecamera, un telefono, a meno che non siano impermeabili, e non è il caso del mio telefono. Teoricamente si potrebbe salire anche da un pendio qua sopra, però poi bisogna calarsi con delle corde e diventa molto complicato. Guardate che posto straordinario all'interno del comune di Roma. Guardate ancora che posto pazzesco, ecco, da questo luogo incredibile, straordinario, nel comune di Roma, incredibile, siamo ancora nel comune di Roma, ecco, da questo posto fantastico io vi saluto. Andando da questa parte c'è la possibilità di vedere la parte superiore della cascata, che volendo sarebbe anche raggiungibile da sotto, ma bagnandosi e col telefono in mano non è tanto il caso. Per scenderci da qui è complicato, ci vogliono le corde, a meno che non si vada oltre da quella parte e si faccia quell'acqua trekking venendo per questa pozza profonda. Vabbè, insomma, qualche volta ci andrò. Vista da qui pure è spettacolare. Ecco Luigi! Sì? Veramente? Certo! Ce la fai? Dai! La fai anche a lei? Sì, sto facendo il video! Solo fino a qui poi si tocca! Eccoci qui sull'orlo della cascata. Un bel gruppone.